Ciao a tutti amici, scusate la qualità video e audio del fondale, ma sono dovuto venire a lavoro e non ho potuto fare la reaction a quello che è successo da casa. Tabata ha dato le dimissioni. Non l'avrei potuta prevedere, devo essere sincero, cioè mi dispiace. Mi dispiace principalmente perché Final Fantasy XV non avrà il Season Pass 2. Hanno annunciato che non ci sarà il Season Pass 2, hanno annunciato che ci sarà solo l'episodio Hardin a marzo. Fanno in tempo a cambiare idea o a gonfiarlo, cavolo ne so, speriamo. E non so perché abbiano cancellato il tutto. Probabilmente perché i costi si sono resi conto che erano troppo alti rispetto ai guadagni. Per quel che riguarda i DLC di Final Fantasy XV, comprensibile del resto, perché il gioco sì, ha venduto, ma è stato anche rivenduto, è stato anche abbandonato, molti, moltissimi. Io conosco moltissime persone, anche personalmente, che hanno abbandonato il gioco dopo averlo finito e che non hanno più giocato ai Season Pass o ai DLC. Quindi, che dire? È con rammarico che guardo questo trailer. Allora, intanto guarderò il trailer di Episodio Hardin, il teaser. Vediamo. Luminous Production, che a sto punto si ritrova. Hot Home Studio. Lucius ha oltre 2000 anni di vita. Sonata o Roni toscometeita. ルシスの滅亡、それはそなたも望んでいるはず。貴様に何がわかる。何者だ。特定できておりません。だが敵であることに変わりはない。宣誓するんだ。目的は何だ。やっと会えた。Questa cosa va totalmente. 兄上、ソムネス。Questa cosa va totalmente a cozzare con il film, con Kingsglaive, perché quando Ardyn arriva a corte, Regis lo riconosce come cancelliere, non lo riconosce come Ardyn. Se avevano già combattuto. Ah, mannaggia! Intanto me lo riguardo. やっと戻Allora, Casa Dolce Casa è っLucis. てきた。ルシスはおよそ2000年ものEra, 間。era. Allora, in quella prigione, chissà quale prigione. Sicuramente non Piteous, perché ci arrivano i soldati e non ne sarebbero stati in grado. Tra l'altro è trafitto come il cristallo, Ardyn. Questo qua sembra un imperiale da come è vestito. Sì, è l'impero che lo ha trovato. Anche tu devi desiderare la caduta del regno. È Versatel. Versatel l'ha trovato. Quindi aveva già attaccato Insomnia in passato. Non vi è traccia di queste informazioni, ragazzi, su あることに変わりはない。Final Fantasy XV. 宣誓するんだ。目的は何だ。やっと会えた。兄上。Vedremo, marzo 2019. Fantastico. Secondo trailer, a noi. Multiplayer Combat. Ok, battaglia con Gilgamesh.
battaglia con Cerbero. Battaglia con vabbè, Omega. E battaglia con i re di Lucis, quelli che sono già visti in Royal Pain. Bellissima la musica, tra l'altro. Non ricordo se si era già sentita, non credo. Dicembre, 12 dicembre. Già dal titolo, questo qua potrebbe essere quello che mi rende più felice. They're going to summon a god. Ci avevamo visto giusto. Ci avevamo visto giusto, ragazzi. Io e Jade ci avevamo visto giusto. If that wicked primal shows up here, this world will be in big trouble, you know? And you have to help me, please. Garuda. Garuda è stata sempre più grande. E in Stormblood? Ci avevamo visto giusto, figo. Garuda in Final Fantasy XV, figo. Figo, bel contenuto. Non male. Beh, che dire, ragazzi. Io so che adesso esploderà Facebook. Esploderanno i social, mi avete scritto in tantissimi, in troppi veramente stamattina. E so che molti saranno felici che Tabata se ne va a casa, perché era meglio versus 13, si stava meglio quando si stava peggio, le solite cose, no? Ma la verità è che a me Tabata non è che sia simpaticissimo, perché è più un tecnico piuttosto che un artista, però è bravo, è stato bravo in quello che ha fatto. E rimane il fatto che adesso avremo un Final Fantasy XV monco, azzoppato, più del dovuto, rispetto a quello che doveva esserci. Non avremo il Season Pass 2, non avremo la giusta conclusione che ci aspettavamo, che ci meritavamo, per avergli dato fiducia fin qui. Però del resto è il giusto finale, è la giusta conclusione per un gioco che è partito già male, per una produzione che è partita già molto molto male. È stato un esperimento, è servito al suo team, è servito a Square, è servito probabilmente anche a Tabata. Spero che sia servito e che in futuro non commettano più questi errori, perché alla fine della fiera coloro che più ci perdono sono i fan, sono gli spettatori. Quelli che ci hanno perso di più alla fine siamo noi, quelli che hanno dato fiducia, hanno provato emozioni, gridato allo schermo, si sono fatti pervadere di determinazione, coloro che hanno pianto, siamo noi, e siamo noi che non avremo ciò che ci aspettavamo, ciò che desideravamo e ciò che ci era stato anche promesso in parte. E quindi c'è poco da essere contenti, c'è davvero poco da essere contenti, e quindi vi invito a riflettere su questo, vi invito a riflettere che stiamo comunque parlando di altre persone. Quando urliamo a vattene a casa, quando prendiamo forconi e torce, stiamo comunque parlando di altre persone.
Stiamo parlando di altre vite, stiamo parlando di un team che adesso si ritrova senza un capitano. Non so chi andranno le redini della Luminous Production, team che era stato creato per Tabata. Anche Square ha perso fiducia. È un brutto colpo, ragazzi. E non lo dico da fan di Tabata, lo dico da fan di Square, lo dico da fan di Final Fantasy XV. È un brutto colpo, c'è poco da essere contenti, c'è poco da gridare vittoria, perché non è una vittoria, è una grande, enorme sconfitta per tutti noi.